Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Oggi andiamo con un unboxing particolare, sempre Magic the Gathering, Universe Beyond, Assassin's Creed. E qua ci ho voluto mettere sullo sfondo tutti i giochi di Assassin's Creed, anche una guida strategica del 2, che è uno dei pochi giochi che sono riuscito a platinare. Eccoli qua, qua abbiamo tutti i giochi della saga, o quantomeno tutti i principali, poi forse qualche spin-off mi manca. E andiamo a spacchettare il bundle prima e il Beyond Booster da 24 carte. Raga, si gode a cannone. Raga, iniziamo l'unboxing dal bundle di Assassin's Creed. Allora, raga, chiaramente qua le bombone più grandi possiamo trovarle sul Collectors, ovviamente, ma quello arriva lunedì. E ce lo spacchettiamo appunto lunedì. Allora, qua abbiamo questa che è a dir poco afrodisiaca. Guardate che bella. Non capisco perché non c'è Venezia, visto che sono Assassin's Creed 2 Venezia è abbastanza fondamentale, ma va bene. Non ci sono i diritti per Venezia, è troppo unica Venezia. Firenze incredibile, Roma Eterna, ma Venezia è unica. Eccolo qua il dadone, il classico dadone comendiano. Questo poi lo mettiamo. E qua abbiamo. Chiaramente l'obiettivo è trovare Leonardo da Vinci, Cleopatra, Socrate, Ezio. Ma tutto quello che riguarda Ezio, ovviamente, assolutamente. Qua abbiamo i nostri paccotti. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E si gode. E qua abbiamo, eccolo qua, Royal Assassin, una versione particolare. Royal Assassin, una delle mie carte preferite, storica di Magic. E penso che la carta preferita della mia ragazza, cioè l'assassino reale, proprio se lo gode al massimo. Eccoci qua, tutti questi bundle, queste scatole le teniamo da collezione, ovviamente. Andiamo ad aprire qua questo con le terre. Royal Assassin, in una versione molto... Aspetta, forse c'è da scurire, vediamo un attimo. Schiariamo un attimo perché si vede un po' scuro, Beppe. Vediamo se riusciamo. Boom, mi piace molto. Ok. Cambia poco. Vai. Scusate, raga. Comunque l'assassino reale. Eccolo qua in tutto il suo splendore. E poi abbiamo le solite terre. Che chiaramente sono meravigliose, raga. Cioè, c'è poco da dire, terre devastanti, foil e normale. E ok, chiaramente i bomboni giganti sono sulla collector, lo sappiamo, raga, no? È ovvio che sia così, però anche qua possiamo trovare bella bella roba. Ok ragazzi, si comincia Assassin's Creed. Buono, allora. Sono molto meno le carte belle. Subito con Ezio, che vogliamo tutti, Ezio sia in versione normale che particolare. Ok, qua abbiamo, si vede molto bene però, e qua abbiamo, qua dove siamo? A Venezia però mi sembra, col ponte, sì, potrebbe essere Venezia. Vabbè, adesso aspetta un attimo però perché devo mettermi comodo. Qua abbiamo altre terre, dividiamo già per colore, che sennò ragazzi divento rimbambito. Queste me le tengo però perché sono belle, anche quelle non firmate. Andiamo avanti, raga, fa vedere un po' tutta la baradà Assassin. Aspetta un attimo. Ok, vai. Vai, il nostro obiettivo
ovviamente il signor Ezio e Polo Ferran. Un altro Ezio, così per questi li chiuderemo molto presto. Ok. E vai. Aspetta un attimo. Nero. Vediamo qua c'è la mitica la mela dell'Eden. Qua abbiamo Ezio in versione foil. E questo è speciale che a me piacciono moltissimo, tanti fan che gare, ma va bene. Non è un problema nostro. È chiaro che qua tutte quelle speciali ci debecchiamo lunedì, ovviamente. Però intanto già riuscire a trovare un Ezio, insomma quello nero, quello forte, sarebbe già cosa buona e giusta. Qua abbiamo Mary, Maria e Anne. Va bene. E ok, Yuma Rook. Qua ovviamente teniamo anche. Va bene, terra. Scusate ragazzi, devo già dividermele, se no sciocchezze. Diciamo che con questi due più il collector, cioè, penso di finire quasi completamente, almeno per uno, quasi tutte le carte, credo. Ok. Cioè, veramente. Oh, e cominciamo con il buon Socrates. Che così ovviamente vale poco, ma noi li vogliamo tutti. Buonissimo. E vai. Quindi arriva il primo Paolino Socrate. Perché siamo tutti un po' Paolini. Bene. E perfetto. Dopo ovviamente facciamo una carrellata con tutte le cosine che troviamo, ma non c'è nessuna verde, ma non sto trovando nessuna carta verde. Molto strano. Vai, ok, buono, buono, buona mitica, e chiaramente Ezio non si trova però, Ezione non si trova, Ezio Greggio non si trova. Oh, finalmente una carta verde, Terminate in versione Assassin. Questa è Edward, è bella però, eh? Edwardone Migase. Anche questa foil comunque niente male. Edward, cioè, vediamo se c'è qualcosa di succoso tra quelle diciamo normali. Beh, 8 euro la mela. Diciamo che non ho trovato niente di succoso. Io guarda, sto guardando la prima pagina, ma ripeto, sarà lunedì con la collector che possiamo trovare i bomboni. Però guardate, c'è le art, mi piacciono tutte. Assassin's Creed, come potete vedere, è un gioco che non... è Path of Exile, bene. Va bene. Ok, ole. Niente. Opzione non si trova. Oh. Ezione non si trova, il signor Ezio non si trova. Path of Exile bene. Beh, cioè, veramente sono qualcosa di incredibile, però a me gasano, ragazzi, magari sbaglio io. Tanti vedo che criticano gli universi così, che vogliono solamente il Magic tradizionale, boh, io solo quando arriverà l'espansione Marvel, ciao. La povertà diventa devastante. Vuole Path of Exile foil, va bene. E qua niente. Ezio non vuole arrivare. Niente, il signor Ezio proprio. Il signor Greggio non mi vuole regalare il The Dream. Che niente, le carte che vogliamo di più non arrivano. A questo punto speriamo di trovarle in versione super mega fighe. Col collector, questa ovviamente è la speranza come indiana. Bella, che bella. Vai, vai, cacchio, per piacere.
Voglio un'ezione qua. Niente da fare. Ah, qua me è l'inversione così, molto bene. E qua abbiamo, bella, questa addirittura firmata e si gode. Very godo, Beppe, very godo. Si verrà stato tra giugno e luglio con Assassin, cioè con Magic, tra la versione, tra Modern Horizon e questa, veramente. Cioè, meno male che la prossima espansione degli animaletti non mi esalta particolarmente, che si è già visto qualche carta interessante, ma prendo solo un bundle e poi il resto mi faccio. Prendo le carte singole che mi servono. Bella questa delle Revelation of Ezio è bellissima a livello di artwork. Molto bene. Mother, Feather. Vai. Ole. One cazzo. Sono un po' sfigati, Beppe. Siamo un po' sfigati. Quindi il bundle è finito. Non malissimo, neanche niente di che, perché comunque senza Ezio, onestamente, nulla ha molto senso. Un bel martellone, però l'abbiamo trovato. Lo sapete, perché queste sono bellissime. Io non vado a estetica, cioè non vado a valore carta, ma vado proprio a carte che mi piacciono. Fatalità Ezio è anche quella che vale di più, ma anche a 1 euro non mi interessa. Cioè, Ezio, Ezio. Adesso, raga, ci apriamo questo. Questo è molto più arrogante, raga. Buon, ragazzi, iniziamo lo spacchettamento. Ho visto che comunque belle carte le puoi trovare anche qua. È chiaro che, manco io speravo almeno due Ezio di trovarli già qua, per poi magari con la collector completarli. Basim! Foil, belle. Niente, non mi vogliono regalare. La magia. È incredibile come certe carte che voglio non arrivano mai. È una roba impressionante. Sono quelle cose che fai a stento, ci credo. E Leonardo, anche Leonardo e Cleopatra, almeno tutti e tre, io li do anche in versione normale, cioè non è che voglio per forza la versione iper mega full super, però dai. Olè, mia, ma che palle, che palle, che palle. Ma il cume. È fortunato in amore. Però sono tutte belle, cioè comunque anche quelle non, diciamo, neanche forti, perché comunque il Mazzo Assassini secondo me è nero-blu. Può dire la sua, secondo me. Chiaramente non a livello competitivo, ma sapete che è un gioco competitivo, mi piace il for fun. Un buon for fun, un buon for fun. Buona anche questa ancora. Buona anche questa. E qua però c'è Ezione così che te lo godi. Non puoi non godertelo, Ezio così. Ezio così è veramente bello. È di un erotismo incredibile. Ma Ezio Auditore da Firenze lo becchiamo o no? Mi fa. Quest'artwork è troppo troppo bello, c'è una cosa stellare. Assassin's Trophy, bella, questa la volevo. Ancora Ezio così, che vabbè. Abbiamo completato per carità non comune, quindi insomma. Era così impossibile, però. Più ne ho, meglio è, ovviamente. Assassin's Trophy, ottima ristampa di una carta importantissima nel firmamento magichiano. Dai, un Ezietto però, che cazzo. Dai, io fuori cam trovo il mondo, ma fuori cam però Altair, bella questa, molto bella. Io trovo tutto fuori cam. Quindi prepariamoci anche un collector schifoso. Che quello di Jurassic Park in realtà non era andato male, non posso. Questa Altair è bella, questa forse vediamo se vale qualcosa, sono curioso. Sono curioso, bella. Che Altair e questa bella foil, eccola qua. Sono
Sono curioso di vedere il signor Paolo Altaero. Né foglie, né niente. Ma non così però. Perché c'è il foglio 20 euro. Vediamo. Se no così ci metto 30 anni, che fastidio, madonna. Mostra. Allora, quella che abbiamo noi, 8 euro. 8 euro. Ogni tanto dobbiamo fare un po' di suspense, come viene. Vai, vai, vai. Noi. Excalibur. Un altro Edward. Che palle, oh. Niente ragazzi, non vuole arrivare. Non vuole arrivare, non ci sta nulla da fare. È stato bello trombare. Vabbè, zero Ezio però qua, veramente, dopo, veramente nelle collector rischio di trovarne forse uno se ho culo, cioè. Beh, prego, Fio, dai. Non così male. Ancora e nulla da fare. Ragazzi, qua la situazione comincia ad essere abbastanza critica. Ecco, qua ho ucciso qualcuno. Uno, due, tre, quattro. 5, 6, nulla da far, nulla da far. No, questa è una terra. Ok. Faccio così, ragazzi, però me le devo dividere, che devo metterle tutte nell'album come andiamo. Temporal Trespass, bella, ma non arriva quello che voglio. Questa però bella, Temporal Trespass, bella. Tipica sfiga cumeniana. Dai, che volte lamentare, lamentarsi è utile. Cassandra, bella questa carta interessante. Carta interessante, ma non quello che vogliamo. Molto bella però, eh? Questa è molto molto bella. Merita una visione più cumendiana. Veramente tipo fare un mazzo effetto assassino, secondo me è molto forte, ma servono quattro copie di Ezio che ne stiamo trovando adesso. Ben zero! Ah, bella questa qua. Ho giocato tantissimo. Sono Rebecca. Niente da fare, che sposa però. Mi stanno girando un po' i coglioni, eh. Cioè, oh, vedo gente che ne trova 800.000, cioè. Boh. Comincio a pensare veramente che certi hanno box già programmati, perché è possibile che. Cioè, ti si trovano addirittura tutte Ezio Eccel da 100 euro, più tutti gli Ezio possibili. Manco uno, almeno per. Dopo non comprarmene 50 singoli, cioè, veramente impressionante, impressionante. Impressionante. Che non sono tante le carte qua. Bella questa, quella della gola. Buona, molto buona. A parte che sale ancora e niente da fare. Proprio il box peggiore della storia, a livello di Ezio, li trovo al marchetto. Il cume per gli amici. Mirare la gola, carta storica. Questa è molto bella, però questa te la godi. Assolutamente.
Exile, che ormai ne ho 302 copie, questa bella foil, non vale un cazzo. Esteticamente è molto molto gradevole. Andiamo Beppe, andiamo Beppe, verso l'Eternity Glory. Ma ne ho trovate 5.000 di questa, no? Cioè tutte consecutive. Consecutiva. Qua ragazzi non ne mancano tantissime e la situazione è abbastanza disperata da un punto di vista Ezio Auditore da Firenze. Bella, molto bella. La lista è bellissima, anche un foil diverso, molto bella. Però questa è molto bella. Molto bella, ma non è quella che vogliamo. Però va bene, accettiamolo. Vuol dire che il collector sarà qualcosa di sublime. Fatal Push, molto bene. Non c'è niente da fare. È stato bello sognare. Fatal Push te la godi in una maniera devastante. Ok, e tante chiaramente carte multicolore sono le più belle secondo me, però la carta che vogliamo non è multicolore, quindi porca puttanella. Regalacela almeno una. Leonardone da Vinci però, signori, arriva Leonardone da Vinci e questo comunque te lo godi. The Animus così, bella, bella. E bellissima, questo è un gran pack. Questo è veramente un pack importante. Dai, questo è un pacco bello. Questo è un pacco bello. Detta così non suona benissimo, ma questa è un gran pack. Questa è fantastica e questa secondo me è anche un valore in valore. Vediamo. Allora. Beh, Leonardo da Vinci così non vale un cazzo, purtroppo. Ma questo dovevo trovarlo in maniera diversa nella collector, chiaramente. Beh, comunque, insomma, non è che lo buttiamo via, eh. Non lo buttiamo via, non lo buttiamo via. Vista Grill, vediamo, scusate. 12 beuri, 12 beuri. 12 beuri. Questa, ok, aspetta un attimo. Non così magari, scusate, così facciamo anche un po' di scena. Vediamo questa in questa versione, sono curioso. Allora, così, epè. Epè. 15 euro comunque, 15 eurini. Bene, bene. Ogni tanto, sbustiamo bene, contando che non è neanche un collector. Adesso manca solo Ezio, che non vuole. Oh, Ezio, non bisogna niente da fare. Cioè, Ezio Greggio non arriva. Ezione non arriva. Oh. Lezione non arriva. Ok, sembra che solo Cleopatra e chiudiamo almeno i tre big in versione normale. Olè. 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 Bellissima, così la volevo. Fanculo. E fancuore. Proprio con la carta che voglio di più non c'è niente da fare, non la trovo quasi mai. È proprio una legge comandiana, signori. Una tipica legge comandiana. Mancano ancora un po' l'ambizione, una minima speranza. C'è ancora bene, ancora Ezio così, ma non troviamo quello che vogliamo.
Red Passion. Scusate. Ancora qua la meletta. Ma dai. Cleopatra e Onezia. E chiudiamo alla grande diciamo il Beyond Booster, sì, ciao, scusate. Sono andato. Niente, no good, no good. Purtroppo dopo, una volta che sistemo tutte queste carte, ci sarà, ne mancano tre, ai ai ai, ci sarà la collezione come Indiana di Magic aggiornata, forse sarà un video in due parti, e faccio vedere tutta la mia collezione che sta diventando tanta robina. Cioè, è incredibile non trovare un Ezio, però tra un bundle, questa bella è importante, però è veramente pazzesco, raga, eh. Se me ne devo comprare, cioè, è incredibile. Cioè, quella che voglio di più al 90% devo sempre prenderla. Questa è bellissima, è molto anche foil così, questa è una buona carta che mi servirà molto per il mio gioco. Cioè, ha fatto tutto, eh. Cleopatra, vabbè, non è che sia fondamentale nell'ecosistema montiniano, perché bacottiano, scusate, sono cose mie queste, non lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere. Royal Assassin, ottimo. Raga, ovviamente Ezio non arriva. Don't not parole, Beppe. Don't not parole. Due. Ah, sì, il Mac Collector non lo trovo, però mi gira il cazzo. Almeno uno lo devo trovare. Guarda che artwork. Guarda che roba. Guarda che roba. Bello, questo vabbè ci sta tanto. Ma Ezio, auditore da Firenze, non si trova. Sta firmato, bene. Dai, dai. Lo vogliamo nell'ultima busta. Vai. Vai. Con calma, Beppe. Path Exile. Niente da fare purtroppo, nulla da fare. Raga, non è arrivato, pazzesco, su 33 buste, 34 quelle che ho spacchettato, non sono riuscito a trovarne uno, incredibile. Incredibile, vabbè, pazienza. Abbiamo ancora il collector di domani. Però un po' i coglioni mi girano, sinceramente. Perché ho bisogno di 4 di quelli e 4 non li troverò mai nella collector. Raga, ci vediamo per l'aggiornamento finale. Raga, non è andata assolutamente male, eh. Ho trovato tantissime carte che volevo. È chiaro che mi sta un po' sui maroni il fatto che non ci sia il signor Ezio, ma va bene, ce lo becchiamo nella collector sicuro, perché sennò mi incazzo e soprattutto dopo me lo compro io. Raga, un saluto dal comandone veneziano, unboxing più che positivo. Ciao!